Ragazze, buongiorno! Benvenute in questo nuovo vlog, vlog domenicale. Ci stiamo preparando, anzi, stiamo. Ci stiamo preparando, dicevo, anzi, siamo già pronte. Vogliamo andare alla fiera perché oggi è domenica, siamo sole e quindi vogliamo andare alla fiera che c'è qualche paese più giù. A vedere, amore, adesso andiamo, dai, a vedere appunto questa fiera della castagna. Insomma, andremo sicuramente anche la prossima settimana perché il prossimo weekend Fede è con me finalmente e quindi ci sarà anche il... aspettate che vi appoggio qua nel mentre metto il cappottino ad Ale. E invece questo weekend sarà un briciolino più lontano, però vabbè, ci facciamo un giro. Ci passiamo una domenica diversa, anche perché non avevo voglia di stare a casa anche oggi. Già lei è stata poco bene, sapete che siamo state a casa già diversi giorni, ora sta decisamente meglio, domani sì, tornerà a scuola. Sono stata bene e l'altra volta ho cominciato a cercare di... Ecco, vabbè, ma non ci pensiamo più. Ora stai bene. Poi ho messo questa maglia qua viola, quella che presi al mercato, vi ricordate? Mi piace un sacco. Magari la metto poi anche per l'anniversario, insomma adesso vedo un attimino, comunque mi piace da morire. Togliamo i capelli altrimenti mi pinzo, anche se non so, è un po' uggioso, cioè uggioso, non piove, però è un po' bruttino oggi. Sì, un po' bruttino. Quindi niente, vi portiamo con noi. Sì. Mi porto anche lo small pocket sperando di non rovinarla o perderla, ma tanto devo mettermi in pormi di utilizzarla perché ragazzi altrimenti mamma, non la uso, però, tanto è assicurata, quindi mamma però ti devo dire una cosa, però questi pantaloni sono bianchi perché... e ho messo i pantaloni bianchi sì, perché alla porta bianco mi piace per sempre. Ah ok, adesso vi faccio vedere anche il sotto, Ho messo questi pantaloni bianchi con la scarpina dorata, diciamo, sì. Okay. C'è il rossetto? Bubi è vestita così, con il rossetto, il codino. C'è il rossetto? Certo, amore. Sotto ha la salopette con le calze e le scarpine azzurre che riprendono il colore del jeans. Sei bellissima, amore. Yes. Fai ciao che andiamo. Ciao, sono 10 anni. Allora ragazzi, abbiamo parcheggiato in questo mega parcheggione, qua c'è anche Bubi che stiamo facendo, sì, c'è da fare un pezzettino a piedi, stai vicina che ci sono dei camper, amore, e quindi niente, facciamo due passi e probabilmente la fiera è più su, vieni vicino amore. Questo qua ragazzi è il parco avventura dove si fanno tutte queste cose con l'imbragatura, bellissimo, piacerebbe portarci i bambini, specie Fede che magari è un po' più grande, però lì c'è un papà con un bimbo piccolo quindi penso si possa fare, amore? Sì. Con papi. Sì. E ci veniamo, oh mamma, facciamo ginnastica oggi, amore? Sì. Piccola pausa ragazze, è tipo un quarto d'ora che camminiamo, guardate che bello, questi sono tutti castagni là, non so se li vedete, tutti quei pallini marroni, sono tutti ricci, no? Non mi tocco tutto. Ah va bene, e praticamente infatti c'è il cartello vietato a raccogliere castagni ovviamente perché altrimenti la fiera che senso ha, vieni amore, dai che ci manca poco, manina. Manina, manina, festa. La festa, la festa. Questi sono tutti alberi di castagne. Vedi? Guarda quanti ricci che ci sono lì per terra. Guarda, adesso ti faccio vedere. Guarda, anche qua già ce ne sono due sul muretto. Quelli pungono, eh? Ed entrano la castagna, sai? Eh? E dentro c'è la castagna. Sì. Vedi, guarda qua quanti. Attenzione che c'è la macchina, spostiamoci, guarda lì, aspettate che provo a zoomare, quelle sono tutti ricci e quindi
Vieni amore. Mamma. Dai, dai, che manca poco. Vedo delle persone che se ne tornano indietro con i sacchettini. Quindi ci siamo quasi. Arriveremo, ragazze. Mannaggia. Quanta strada stiamo facendo. Sì. Vero amore? Ma tanto... Sì, lei ogni tanto dice ah mio, perché è Fede che glielo dice ogni tanto per ridere. Quindi lei ripete. No, non si fa ridere mio. Aspetta che sento delle voci. Ma veramente, cioè il parcheggio l'hanno messo veramente lontani. Funghi. Che dici? Vabbè, siamo fiduciosi ragazze, cioè parcheggio un po' più vicino no? Capito, cos'è che hai detto? Sei golosona. No, non sono golosona. Sì, sei golosona. No, cos'è che mi hai detto? Ti prego? No. Ti prego, mi fa. No. Non, io sono grande, vado senza mano. No, anch'io vado senza mano. Bella sei, amore. Brutta sei. Senti? Questa è musica! E lei dice che là! Mamma, è là la festa! Aspettami! Ehi! Vieni qua! Ale! Dai, vicino! Guarda che c'è la strada, ci sono le macchine, fa la sciocchina! Attenta, attenta! Dovremmo esserci, ragazze, qua c'è il paese! L'abbiamo fatto! Non è ancora finita, ragazze. Ma ci arriveremo! Eccoci qua! Guarda, guarda che c'è anche l'orsetto, guarda. L'orsacchio. Cosa vuoi? Ma no, ma non è Halloween oggi, amore. Guarda che bello, guarda tutti i teschietti, gli animali, il gattino che dorme. Hai visto? Guarda, ce la prendiamo la ciambella, amore. Amore, la vuoi la ciambella? Sì? Adesso la cerchiamo. Suona! Che bello! Guarda quante cose! Hai visto? È vero, non me ne sono accorto. Ma me ne dovrei andare. Non toccare, bravo. Le api che fanno il miele. Hai visto? Ciao, un piccolo rosa, fragola, fragola. Ah, viola, lo vuoi la violetta? Hai visto che grosso? Eccolo qua. Vai, su, aspetta un attimo, aspetta.
Meno male che ho le salviette, va. Che pasticcio! Aspetta, ferma qua. Manina, mamma mia. Avete la manina? Yes. Tutta viola. A me piace il ciocchino. Avete la manina? Questa è pulita, dammi l'altra. Bene, che ti... Com'è? Buono, ragazzi. Ti dico bello. Ok. E piace la campanella. Ciao. Ciao. Prossimo video. Ma no, mi è finito. Allora ragazze, ho filmato qualche pezzettino col telefono per praticità, perché credetemi c'era un sacco di gente e oggi si sta veramente bene, cioè sembra maggio, temperature strane. Io ed Ale non le ho tolto il cappotto perché ho paura subito di un colpo d'aria, però aspettate che c'è un po' di traffico di macchine. Ferma qua, eccoci. E ci tenevo tantissimo, gliel'ho promesso, a salutare Barbara, che è una signora, nonché mamma, che mi ha fermata, mi ha detto appunto: ma tu sei Robertina, ho riconosciuto Bubi, insomma mi ha fatto un sacco piacere. Cioè a volte... Solitamente... Eh sì, ti conosce perché ti vede nei video, amore. Solitamente ci metto un po' a collegare che siete voi o è gente che conosco nella mia vita reale, solo che ha detto Robertina invece che Roberta, come è successo le altre volte, e quindi mi sono illuminata. Quindi se mi rincontrate, chiamatemi Robertina, così collego al canale e non faccio pasticci. Quindi niente, ci tenevo a farle un saluto, grazie per avermi fermata. Tra l'altro mi ha detto che non si osava, ed è il marito che l'ha un po' spronata a venirmi a salutare, quindi ringrazio anche il marito, perché a me fanno un sacco piacere i vostri saluti anche di persona. Quindi fermatevi assolutamente, non fatevi nessun problema, perché a me fa davvero davvero piacere. E niente, adesso andiamo alla macchina, siamo quasi arrivati finalmente. Mi è venuto anche mal di testa, e quindi anche a te, amore. E niente, ci vediamo mi sa a casa. Tornata a casa. Ok, vabbè, lasciamo così, giusto perché specie con lo Osmo Pocket, se è buio fa schifo l'immagine. Allora mi rimetto a posto un po' di roba, perché sapete che quando esco con Aaron, essendo che lui sta qui sotto libero, non c'è molto da fidarsi, quindi tiro su tutto. Io sto ancora ripensando al mio incontro di oggi con una di voi, veramente, cioè non me l'aspettavo proprio. E aspettate che vi metto... Aaron c'è il raffreddore. Dove vi metto, ragazzi? Aspettate che rimetto anche il centro tavola, così vi appoggio qua. Eccoci. E nulla, non me l'aspettavo, sono rimasta proprio così un po' imbambolata, e mi ha fatto veramente un sacco piacere, veramente veramente un sacco. Vabbè, comunque
Tra l'altro, mi ha guardata questa signora, ragazza, insomma, con gli occhi proprio dell'amore, e mi ha proprio detto: mi tieni un sacco di compagnia, cioè, ragazze. Cosa parlo a fare? Ecco, la soddisfazione più grande, tenervi compagnia, farvi stare bene, regalarvi qualche momento, no? Piacevole, per quanto la vita sia già dura di per sé. E boh. Non ve lo dico neanche, nocciolino, ovviamente. Perché ho freddo, freschetto. Per assurdo là avevo un caldo allucinante, ma non ero io, erano tutti così. Tutti in maniche corte, maglietta tre quarti o maglia leggera, manica lunga, ma tutti con la giacca in mano, ragazze. Adesso ho freddo. Infatti ho rimesso la mia felpina che sto usando come pigiamino, ma prossimamente utilizzerò come maglia per uscire, ovviamente. Adesso preparo cena. Ho già bene le idee chiare, anche perché non è che ho tantissimo in frigo, alla fine non abbiamo poi fatto spesa, ma ragionandoci su, andare oggi da sola con la bambina e tutto, ho detto: vabbè, domani vanno tutti e due a scuola, lui al mattino è a casa, andiamo al mattino, così siamo tranquilli. Ah, non si porta in giro il Kong. Che fai? Amore, sei stato bravissimo. Vabbè, niente. Ho già montato il vlog e spero che a Barbara, appunto, che ho incontrato, faccia piacere, perché ho notato nelle riprese che si vedeva dietro che è passata e poi è ritornata indietro da me, quindi mi sembrava tenero lasciare l'immagine. Spero le faccia piacere, insomma. Ho cercato di coprire suo figlio perché magari non aveva piacere. Vabbè, niente, è stata una bella fiera. Un sacco di banchetti artigianali, un sacco di cose handmade fatte a mano, un sacco di cosine buone da mangiare. Infatti ho preso il bombolone alla fine, non la ciambella. Ale ha preso lo zucchero filato alla violetta, era tutta impiastricciata. Ringrazio il cielo che avevo le salviette dietro, perché non sempre le ho. Sto giro è andata bene. E basta, quindi sono veramente contenta di questa giornata, e questo incontro proprio mi ha migliorato ancora di più la giornata bella che già era, me l'ha resa ancora più bella. Basta, coccolina presa per trovare l'energia e preparare il pollo. Non c'ho voglia per niente, ho anche un pochino di mal di testa, ma non voglio prendere nulla per cercare di evitare di riempirmi sempre di occhi. Già per gli occhi, oggi ho messo gli occhiali, ma non è servito a niente, mi è venuto lo stesso, ma sarà il caos che c'era lì, tutta quella camminata, non lo so, sarà un po' tutto. Guardatelo lì. Amore, patato. Vado a coccolarmelo un po' e poi preparo il pollo. Allora, momento esperimento, perché io sono stordita, ragazze, dovete capire che sono stordita e ho dimenticato, l'altra volta ho dimenticato che non avevo il riso, questa volta ho dimenticato che non avevo il pan grattato e quindi che l'altra volta ho utilizzato le fette biscottate, se ricordate, e questa volta non manco più le fette biscottate, cioè ne ho solo due. Potrei ficcarcele dentro, così ne viene di più. E poi ho i friarielli, no, non come si chiamano, le friselle, quelle che se le bagnate fatte la bruschetta. Ho solo questo e poi ho il pane fresco, però ovviamente sono qui, ovviamente non va bene. E quindi niente, volevo farlo con il mixer, questo qua che ho usato l'altra volta.
sono troppo dura, me lo sfascio. Invece il mambo è più potente, quindi vabbè, mettiamo queste due fette, che così, due fette è un pezzo, così finisco il pacchetto. E poi ci metto queste e speriamo che non distruggo il mambo. In teoria no, perché rompe anche il ghiaccio. Adesso c'ho paura, ragazze. Spero di non fare danni. Ale l'ho messa a dormire mezz'oretta, poverina, perché era devastata. Dove è l'altro coperchio? Vabbè. Prendiamo questo. Ho seriamente paura. Oh, vi giuro che ho paura. Ma dov'è? Ma non trovo niente. Dove sono i tappi? Dove metto la roba? Allora, direi modalità turbo. Ho paura. Vado. Non ha fatto niente, non ha fatto. Cosa ha fatto, Aspetta che c'è il tubo dentro. No, perché sono veramente duri. L'ha fatto, mi ha lasciato sto pezzo che non riesce a tritare più, perché non riesce più a prenderlo, essendo che aspettate, se vi faccio vedere. Non ho sfasciato niente, meno male. Dopo sciacquo il mambo, adesso è tardi. Allora, volevo fare dopo questa prova di forza del mambo, coraccio. Ah, pensavo si fosse sbagliato. Allora, metto qui dentro un po' di spezzette della carne. Poi una di voi mi ha consigliato, per farlo più leggero, senza tutte le uova, tutte queste uova, insomma, io ne uso una, però è comunque più pesante, mi ha consigliato di fare un bagnetto di olio, sale e un pizzico di pepe, poco, perché sennò dalle subito non piace, e di impanare le fettine in quell'olio lì e poi impanarle nel pan grattato con le spezzette della carne. Mi ha detto che è buonissimo uguale ed è molto più leggero e soprattutto che rimane più morbida, quindi voglio provare. Allora, facciamo un altro piatto con un pochino d'olio, penso intendesse d'oliva, non mi ricordo, speriamo che non sia di semi. Allora, spezzette della carne, queste qui ho io, che vado a mettere nel pan grattato. Metto un po', anche perché è venuto un sacco di pan grattato, secondo me mi avanza. Infatti sono tentata di metterlo via, perché sicuro avanza, cioè è sprecato. Me ne metto via un po', ragazze. E poi pepe e sale per l'olio qua. Pepe, ripeto, ne metto proprio poco, perché sennò Ale sente subito. E un pochino di sale. Spero di aver capito bene. Comunque mi ha detto una cosa del genere. In caso, correggimi qui sotto se ho sbagliato qualcosa, così per la prossima volta so bene come fare.
Allora, sa che qui ne ho trovato. Usiamo un cucchiaio. Così ce l'ho per la prossima volta senza sclerare 2 ore. Adesso domani lo compro perché basta. Oh, ne tolgo così, perché sennò poi è troppo poco, alla fine mi tocca doverlo aggiungere. Teniamocelo qua. Non le faccio in friggitrice d'aria perché non mi ci stanno, sono, secondo me sono troppe fettine, perché una, due, no, non ci stanno, quindi le faccio in padella. Vi aggiornerò dopo. Chiedo scusa se chiudo il vlog così, ma sono in camera da letto con un forte forte mal di testa e ho già preso qualcosa, quindi spero mi passi presto, però ci tenevo a non chiudere il vlog così, a darvi la buonanotte e il pollo era squisito, pollo e spinaci squisiti. Vi mando tanti baci e grazie per essere stati con noi, vi voglio bene, al prossimo vlog. Devil on your shoulder.